operazione importante oggi, attesa da tanto tempo, anche se forse in termini diversi rispetto a quella che si era prospettata tanto tempo fa. Vediamo un'altra telenovela, questa è un'opera che è stata ideata negli anni 95-2000, allora presidente Nisticò, è iniziata all'inizio degli anni 2000, fine anni 90. Io ho trovato questo investimento fermo e ho assunto l'iniziativa di riprenderlo, di riaprire il cantiere. Oggi il cantiere è chiuso, è un'altra incompiuta che portiamo a buon fine. Noi abbiamo assunto impegni, gli impegni li stiamo uno a uno portando a buon fine. Questa è una struttura di formidabile importanza, perché appunto è frutto di un accordo tra Regione e INAIL, l'INAIL per la parte appunto di produzione delle protesi e la Regione per la parte sanitaria. C'è una struttura che appunto per quanto riguarda le terapie intensive ed estensive mette a disposizione una unità operativa di eccellenza. Abbiamo in questo senso autorizzato l'ASP di Catanzaro l'assunzione di 8 medici, 20 infermieri, OS, il personale necessario ad esercitare queste prestazioni. È stato chiamato a dirigere questa unità il professor Giocco della Magna Grecia, appunto, dell'Università della Magna Grecia, e quindi parte una struttura di eccellenza, una struttura che appunto consentirà di servire non solo la Calabria ma l'intero bacino del Mezzogiorno, e direi con l'ambizione di servire il bacino del Mediterraneo, la Mezia, essendo centro di intermodalità, aeroportualità, trasporto ferroviario, viario, eccetera, è un posto strategico centrale per la raggiungibilità di questa struttura. La Calabria si dota appunto di una eccellenza che via via diventerà un punto di riferimento importante anche per la ricerca, perché qui appunto in questa struttura sarà praticata la ricerca con progetti di grandissimo interesse in collaborazione con il centro protesico di Budrio. Quindi noi stiamo oggi festeggiando il completamento di un cantiere che mette a disposizione del nostro territorio una struttura di eccellenza. Direttore Berri, ci siamo finalmente, un'apertura della Mesia, un centro di Nail importante. Sì, io l'avevo anticipato anche alla sua emittente, ne abbiamo parlato in diverse occasioni. Si chiude oggi un cantiere che è stato aperto per circa un ventennio. È una realizzazione di una riabilitazione moderna ed efficiente, anche con delle innovazioni di tipo gestionale che sono le documenteremo adesso attraverso la presentazione. E voglio sottolineare solo la grande sinergia che c'è stata con INAIL, tra il gruppo ASP, il gruppo INAIL, la Regione Calabria, la struttura commissariale. E grazie ai loro interventi noi abbiamo potuto fare queste cose. Il presidente Oliverio ha dato un impulso decisivo con una delibera di giunta regionale per l'acquisto degli arredi e delle tecnologie. Il commissario Oscuro ha fatto un decreto apposito per l'individuazione del personale, quindi siamo riusciti realmente a concretizzare questa cosa che parte. Noi partiremo prima con la riabilitazione di tipo territoriale, l'estensiva a ciclo continuativo, per poi partire il 2 settembre con i ricoveri ospedalieri, perché l'innovazione di questo polo integrato è proprio questa, quella di aver generato un continuum assistenziale
tra la fase subacuta, quando il paziente viene dimesso dalla medicina, dalla neurologia, dall'ortopedia e va in riabilitazione ospedaliera di tipo intensivo, e poi deve continuare attraverso una riabilitazione meno intensiva, chiamata estensiva a ciclo continuativo, per la quale sono previsti ulteriori 10 posti. Quindi ecco, questa è un'innovazione gestionale che ci è stata consentita da un emendamento specifico a una legge regionale e che penso possa essere anche una sperimentazione gestionale. Il bello anche di questa situazione è che abbiamo affidato la direzione dell'unità operativa al professore Maurizio Iocco, direttore della cattedra di medicina fisica e riabilitazione della locale università. Quindi questo centro sarà un luogo di formazione sia per i medici specialisti in medicina fisica e riabilitazione, ma anche per le altre professioni che ruotano intorno alla riabilitazione, importantissimi terapisti della riabilitazione, i logopedisti, gli infermieri, diciamo, di specialità, gli infermieri dei reparti di riabilitazione. Quindi è importante per la regione Calabria, sì. Non solo. Infatti noi, ecco, l'ambizione, questo te lo dico, magari non immediata, quella da qui a qualche tempo, no? Quando noi diciamo saremo proprio arrivati al top della nostra integrazione, è quella di presentarci in un'iniziativa pubblica alle altre regioni dicendo: venite in Calabria a fare la riabilitazione. Questo sarebbe un'inversione di tendenza importante. Io però, dato che lei mi conosce, io oggi sono contento per i cittadini della nostra regione che possono, diciamo, usufruire di un nuovo modo di fare riabilitazione attraverso i progetti riabilitativi individualizzati fatti in degli ambienti, come lei vedrà dalle foto e anche dalla visita nel reparto, di alto livello tecnologico e qualitativo. Insomma, bel risultato raggiunto alla Lamezia, insomma un risultato un po' di tutte, possiamo dire, le frange politiche di questi ultimi 20 anni, anche lei che, insomma, Presidente del Consiglio della ultima legislatura. Sì, questo è un progetto che nasce nel 96, allora era il Presidente della Giunta Nisticò, poi negli anni l'abbiamo seguito costantemente, poi c'era un momento che c'era stato una sorta di abbandono perché i lavori erano bloccati, anche l'INAIL non aveva più interesse a realizzarlo, poi devo dire che l'abbiamo ripreso in maniera molto intensa e siamo riusciti oggi, insomma, a inaugurarlo e partire, perché oggi si parte con l'assistenza. Il progetto iniziale era anche protesico e di ricerca, noi avevamo già siglato un protocollo d'intesa per realizzare questo. Mi auguro, ecco, ho parlato proprio adesso con il direttore Luigi Bello, lui stesso mi ha rassicurato sul fatto che nel futuro ci sarà anche questo, perché è fondamentale per creare sviluppo, occupazione, per creare anche, diciamo, un punto di riferimento al centro del Mediterraneo, perché il progetto iniziale era quello di costruire dopo Budrio un centro nel Mediterraneo che avesse come bacino di riferimento i paesi del Nord Africa e tutte le regioni del meridione, per evitare che i pazienti andassero direttamente, diciamo, a Butrio, magari facendo viaggi della speranza. Questo era il progetto iniziale. Noi saremo vigili, saremo qui, insomma, in prima linea a controllare tutto questo e che per rafforzarlo sempre di più, implementarlo, diciamo, la buona notizia è che finalmente si parte. Questo è, ecco, rispetto a una politica che spesso e volentieri è inconcludente, non riesce a realizzare la cosa, questa invece è la dimostrazione che attraverso l'impegno di tutte le forze politiche negli anni, anche di rappresentanti istituzionali di colore politico diverso, si è raggiunto un risultato importante per Lamezia Terme e per la Calabria nel suo complesso. Sarà un centro importante per, diciamo,
che ha bisogno di riabilitazione qua a Lamezia in Calabria, e anche qui si parla, sarà un punto centrale nevralgico del sud. Sì, questo è l'obiettivo, dipende diciamo dall'INAIL il potenziamento, dipende dalla regione Calabria mettere risorse a disposizione, dipende dall'azienda sanitaria provinciale. Dobbiamo lavorare anche per pensare in grande, perché per esempio anche l'assistenza magari ai portatori di disabilità, per potergli far fare sport, che è una delle cure più importanti per la disabilità, io penso che possa essere un progetto che possiamo lanciare nel futuro, per far sì che molti, che magari portatori di handicap, possano scegliere qui in questo territorio, magari per prepararsi anche all'attività sportiva. Quanti atleti paralimpici ci sono in giro per l'Italia che possono magari scegliere qui, perché abbiamo l'aeroporto, abbiamo il centro di riabilitazione INAIL, abbiamo insomma un clima molto positivo che potrebbe essere utile per far crescere sempre di più questo territorio. Questo deve essere il progetto, pensare sempre più in grande, non accontentarsi di questo punto di partenza e lavorare per riuscire a realizzare sempre cose più positive per il nostro territorio. Sappiamo che questa è una bella inaugurazione, un bell'obiettivo raggiunto, però sappiamo che la sanità in generale è molto malata. Secondo te quanti centinaia di anni ci vorranno per guarire la sanità a livello regionale? Ma intanto bisogna completare il commissariamento, cioè noi siamo dal 2010 commissariati, bisogna far tornare i conti in ordine, bisogna che il prossimo presidente della giunta, perché l'anno prossimo si voterà, finalmente possa nominare un assessore alla sanità che possa pensare all'interesse dei calabresi. Io mi ho fatto tanti sacrifici e oggi però dobbiamo fare in modo che si finisca al più presto questo commissariamento e si ritorna alla normalità, per cercare di dare risposte al nostro territorio, perché l'emigrazione sanitaria è altissima, si spendono 300 milioni di euro per gente che va via dalla Calabria per curarsi e poi magari si trovano medici calabresi dappertutto, e noi dobbiamo lavorare per invertire questa tendenza e far sì che i nostri concittadini scelgano di curarsi qui, ma c'è bisogno di nuova occupazione, di nuove forze lavoro, e questo si può fare solo se si esce dal commissariamento. Lei non è stato eletto ultimamente per una manciata di voti, possiamo dire, no? Quali sono i prossimi obiettivi dell'onorevole Talarico? Perché poi è un uomo che fa politica da tantissimi anni. Sì, io mi sono candidato nel collegio di Reggio Calabria, ho provato a candidarmi qui nel collegio Catanzaro-Lamezia, perché questo è il mio territorio, è la mia, conosco tantissime persone, ho sempre fatto politica qui, però nel gioco delle scelte di candidato uninominale, l'unico collegio libero è Reggio Calabria, mi sono candidato, ho perso per poco, ho presentato anche un ricorso alla giunta per le elezioni che è in corso di esame, insomma, rispetto ai voti nulli che ci sono stati, e attendiamo il responso. Dopodiché sto lavorando per costruire un partito, l'UDC, nell'ambito del centrodestra, costruire una lista e fare politica, è la mia passione. Poi l'obiettivo personale si vedrà successivamente, dove posso essere più utile un po' al partito e quindi alla squadra che si costruirà nel centrodestra per governare questa nostra regione. Poi ci sono le elezioni regionali, ci sono le elezioni amministrative, ci sono le elezioni anche europee, ci sono tante comunali. No, perché lei di comunale non ne parla, sa che noi passiamo un brutto momento col commissariamento, purtroppo il nostro comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Ma lei ha mai pensato di diventare il sindaco futuro della città della Lamezia Terme? Un po' se lo domanda la gente in giro. Sì, guardi, questo, io penso che diventare il sindaco della propria città è la cosa più prestigiosa e più bella che possa capitare a uno che si impegna per la politica, però non è che dipende solo dal candidato. In queste occasioni ci debba essere un consenso, e la città stessa che poi decide a chi avvicinarsi e magari fare in modo che quella persona possa essere la persona giusta per guidare una comunità. Ma lei sente la vicinanza del Lametino, parliamoci chiaro. Ma guardi, io dopo una fase, le devo dire sinceramente, dopo una fase anche. Io sincero, come l'ho sempre stato. Io ostacolo, no, ma io sono così anche in politica, non è che di solito i politici sono un pochino distanti dalla realtà o magari dicono cose diverse da quelle che pensano. Io
noto che negli anni passati c'era stata una grande avversione nei miei confronti, magari dandomi delle responsabilità che io sinceramente non avevo, nel senso anche rispetto alla sanità e anche alla nostra città. Oggi mi sembra che la gente si sia un po', ecco, resa conto che questo nuovismo imperante che c'è, questo populismo e demagogia che tutti fanno per prendere voti promettendo di tutto di più, poi non ha riscontro nella realtà, perché penso che ci sia bisogno invece di gente seria, preparata, che abbiano rapporti regionali e nazionali, che possano dare una mano alla Lamezia, che è una città straordinaria con tanti punti di eccellenza e che purtroppo è sotto gli occhi di tutti la crisi che sta vivendo. E mi auguro, ecco, che da qui alle elezioni amministrative ci possa essere una squadra che possa guidare la città per dare risposte concrete al nostro territorio. Poi se sarà Talarico o non sarà Talarico, questa è una questione che si vedrà successivamente. È stato Presidente del Consiglio in un momento storico della Calabria, con l'era Scopelliti. Sì. Lei non è mai stato, diciamo, toccato da un avviso di garanzia, di un'indagine per quanto riguarda il suo mandato, tranne qualche cosa privata, vabbè, che sappiamo un po' tutti, che non c'entra niente con la politica. Sì. Insomma, poi alla fine lei ha fatto il suo dovere, insomma, uscire pulito in quello che sta succedendo a livello regionale, insomma, è un premio. Ma guardi, soddisfazione personale. Sì, ognuno in politica porta se stesso. Se tu hai determinati valori, determinate caratteristiche, tu le applichi e quindi non corri guai, non hai problemi. Ho detto tanti no in tante occasioni su magari persone che si avvicinavano. Penso che questo magari in quel momento poteva essere una penalizzazione, poi di fatto si è rilevata la scelta giusta, perché dire no naturalmente implica, diciamo, delle perdite anche di consenso, ma ti fa dormire la notte, e quindi questo è l'obiettivo col quale io ho sempre fatto politico, con semplicità, con correttezza. Quindi a mio carico non ci sono procedimenti né di corruzione né di peculato né di voti di scambio, nonostante io abbia preso qui 10.000 voti in tante occasioni di preferenza, che non è il voto dato a un partito, è dato scrivere, ecco, il nome Talarico non era assolutamente semplice. Quindi, ecco, di questo, ecco, sono contento, vado orgoglioso, insomma, il fatto che ci siano tanti politici implicati in una serie di vicende, e che purtroppo ci sono, e che io, insomma, abbia sempre rispettato le regole, la legge, facendo un percorso limpido, cristallino, e che secondo me alla fine è quello che paga anche in politica. Una domanda un po' curiosa: noi sappiamo che nel momento che non è stato eletto, che insomma uscì fuori come Presidente del Consiglio, un po' perso le ultime votazioni, non queste, le precedenti ancora, è stato abbandonato da persone sue fedele. Cosa messaggio vuole mandare a queste persone, che poi, insomma, lei ha fatto tanto nel senso lavorativo, parliamoci chiaro. Vabbè, ma è stato tradito lei. Ma questa è la politica. Fa parte del gioco. Questa è la politica, ma è anche la vita. Cioè, ognuno di noi, ogni giorno, quante occasioni ci sono di amici che poi ti abbandonano, ma anche dei familiari, divisioni, anche oggi è all'ordine del giorno. Quindi in politica ci sta, è la vita. Quindi mi auguro a loro di fare carriera, successo, e di continuare ad andare avanti. Io continuo ad andare avanti per la mia strada. Insomma, sempre buono, te la dico. No, non buono, concreto, realista. Che puoi dire alle persone che hanno scelto altre strade e che magari si sono scordate del passato? Non puoi dire nulla, gli puoi solo augurare buona fortuna. Bene, grazie, ma lo chiedo scusa, l'ho fatto perdere tempo, adesso puoi entrare. Grazie a voi per la cortesia, mancavo da tanto, tanto. Quindi le tante domande che ha fatto ne vorrei fare tante, ma non abbiamo tempo. Ci sarà altra occasione. Ok, grazie a te.